Sicuramente come caratteristiche mi conoscete, sono un terzino destro, quindi non gioco a destra. È normale che mi adatto a giocare in casino. Grandi cose bisogna essere utili e dare una mano dove serve, quindi sono disponibile a giocare sia a destra che a sinistra e eventualmente anche in attacco se bomba non se la sente, del mister lo viene, quindi sono a disposizione. Sono venuto qua per consacrarmi, fare bene, sono venuto qua carico e convinto e sono molto contento. Non ho avuto dubbi quando il direttore mi ha chiamato, anzi mi è venuto a trovare quando ero in vacanza per parlare e mi ha convinto subito, io ho detto subito. Non so se te ne sei accorto, c'è stato un boato ad un certo punto allo stadio durante l'amichevole quando tu sei saltato in mezzo a due avversari e li hai buttati entrambi a terra. Quasi come se la curva avesse questa voglia, questa fame di avere il bomber, finalmente c'hai il bomber. Avverti questo peso? No, sono molto contento, diciamo che su questa curva non si può dire niente. Insomma, 3 anni che vengo a giocare qua da avversario e c'è sempre un pubblico straordinario, quindi sono molto contento per questo. E niente, spero di non deludere nemmeno loro e di accontentarli. E una domanda per Emanuello. Ciao, cosa ti ha chiesto in questi giorni giunti? Dove pensi di poter essere utile alla squadra? In quale posizione? Ma niente, il mio ruolo è naturalmente giocare da mezzala destra o mezzala sinistra, quindi il mister mi ha visto in questi giorni di ritiro. Le cose che mi ha chiesto e le cose che chiede un po' a tutti quelli del ruolo di mezzocampo, no? Quindi giocando a tre mezzocampo senza esterni, quindi ci chiede spesso di andare verso l'esterno, a noi mezzala, quindi. Io spero di giocare e di pagare la fiducia che il mister mi ha dato. Proprio Procelli abbiamo giocato anche con tre in mezzo al campo, quindi c'è stato un anno che ho fatto, il mister mi ha messo anche davanti alla difesa in mezzo, ma perché mancava qualcuno, quindi non è quello il mio primo ruolo. Io sono più una mezzala, che poi sia destra o sinistra mi è indifferente, quindi però il mio ruolo principale è quello lì. Davanti alla difesa ci ho giocato, però sarei ben adattato anche come zona sinistra. Ero a Bergamo con l'Atalanta, sono stato una settimana, poi sono stato quindi di Spinazzola, insomma. Sì, esatto, Spinazzola, anche Mancini, ci Ecco, pensavo. avete parlato del Perugia o qualcosa, oppure era Sì, presto? no, certo, mi hanno parlato tutti e due, poi appena ho saputo ho chiesto naturalmente anche a loro e mi hanno consigliato tutti e due di venire qua subito, si stava benissimo, poi lo sto vedendo anche adesso con i miei occhi, quindi sono contento di essere qua. Ah, primo impatto direi che è abbastanza facile giocare con Samuel di fianco perché è un giocatore diverso da me, comunque di movimento e ci creiamo gli spazi a vicenda, quindi mi sto trovando bene, ma come con lui e con tutti gli altri compagni di reparto. E come obiettivo personale non ho un obiettivo dei 15, 20, 13 gol, di farne più possibile. Se ne faccio più di 20 è meglio, sicuro. Trentino, vi aspettavate quest'afa e se questo caldo così forte vi ha dato fastidio negli allenamenti, se il mister ha provato ad adottare delle contromisure, magari spostando l'orario degli allenamenti? Beh, sicuramente non ce l'aspettavamo, forse questo caldo, soprattutto oggi c'è veramente molta acqua. E oggi mi sa che abbiamo spostato l'allenamento, l'abbiamo posticipato alle 6, 6 e mezza, e quindi per noi comunque leggermente meglio, anche perché è duro allenarsi questo caldo, però il nostro lavoro è, cioè, all'aperto, quindi lo sappiamo, qualsiasi clima sia, lo facciamo. Sta bene che questa società per ambizione, ci sta bene che magari si va in Serie A, quindi spero che questo sia un obiettivo e spero che riusciamo tutti quanti insieme con i ragazzi a raggiungere qualcosa di importante. Per far questo dietro ci deve essere lavoro e credo che tutti quanti siamo consapevoli. Perugia l'anno scorso è arrivato quarto, quindi so benissimo che ha perso è come andare a Roma e non vedere il Papa, no? E quindi speriamo quest'anno di vedere il Papa.
che è la cosa più importante.